Si può dire che effettivamente i progenitori degli albanesi sono in comune con i progenitori del sardo. Eccoci qua, sono a casa di Salvatore, siamo in Sardegna. Sarà lui a dire dove ci troviamo di preciso e perché sono venuto a trovarlo. Buonasera a tutti, spettatori albanesi. Noi siamo ad Orgali, nella costa orientale della Sardegna, vicino al golfo di Rosei, e Arber è venuto a trovarmi perché ho fatto uno studio. Tra l'altro l'ho fatto un po' da profano, il mio lavoro è tutt'un'altra cosa. Io sono un dottore forestale che ha studiato a Firenze. Ho fatto uno studio sulle comunanze linguistiche che esistono tra il sardo o prelatino e la lingua albanese, quella che viene parlata nella regione del nord dell'Albania, cioè la parte gega. In Sardegna la zona più conservativa dal punto di vista linguistico è la Barbagia, dove siamo adesso. Qui si utilizzano le parole neolatine, che è il sardo neolatino, quello che viene utilizzato attualmente il sardo moderno, però contestualmente ci sono tantissime parole che sono parole prelatine la cui origine è ignota. Qualche problema un grande studioso della lingua sarda, Wagner, se l'era posto però alla fine della sua esistenza, di una comunanza di parole del sardo prelatino con l'illirico, però oramai, essendo alla fine della sua esistenza, non ebbe modo di approfondire l'argomento. Un altro studioso ha studiato la comunanza tra l'albanese e il sardo, che è Alberto Areddu, con il libro Le origini albanesi della civiltà in Sardegna, e poi anch'io mi sono dedicato, per un fatto più di curiosità che altro, a questo studio, perché avendo studiato a Firenze, allora avevo comprato una grammatica, che era una grammatica di Ghego, scritta da Leotti, che ho parcheggiato in una libreria, e dopo anche più di 10 anni, mi sono andato a curiosare, avendo letto queste cose, e mi sono reso conto che non era una coincidenza la comunanza di tutte quelle parole. Probabilmente la popolazione prelatina in Sardegna aveva un'origine comune con la popolazione del nord dell'Albania. Stiamo parlando di popolazioni molto antiche, stiamo parlando di un'epoca intorno a 1700-1500 anni avanti Cristo. Io penso che siano le dinamiche delle emigrazioni indoeuropee che hanno portato delle popolazioni del bacino balcano-egeico in Italia, in particolar modo in Toscana, in Corsica e in Sardegna, e hanno dato origine alla civiltà etrusca e alla civiltà nuragica. Quindi si tratta di popolazioni molto antiche. Questa in Sardegna, essendo una zona isolata, una zona montuosa e una zona molto conservativa dal punto di vista linguistico, e quindi sicuramente qua si sono conservate molte più parole antiche prelatine di altre parti della Sardegna. Queste parole risalgono ad una popolazione che è quella che ha determinato la civiltà nuragica, che ha probabilmente un'origine indoeuropea, quindi è un'immigrazione indoeuropea, ed è arrivata in Sardegna passando probabilmente attraverso la penisola italiana, attraverso la Toscana, dove poi si è differenziata la popolazione etrusca dalle stesse popolazioni, o arrivando via mare, perché erano delle popolazioni di navigatori. In Albania, quando parlano di queste popolazioni, parlano dei pelasgi. Allora, Salvatore, nei tuoi testi ho letto, o meglio, scrivi che se dal sardo si toglie la parte latina, circa l'80% delle parole sono delle parole pre-sarde, prelatine, dici illiriche. Bene, in quanti paesi o zone della Sardegna sono ancora presenti queste parole, ma soprattutto la popolazione che parla ancora questo sardo o queste parole arcaiche all'interno del sardo, più o meno, quanti sono? Arber, la zona che è stata interessata allo studio è la Barbagia, quindi la zona interna della Sardegna. Dal punto di vista dell'area più conservativa, il
Il segnale ci è dato dalla pronuncia. La pronuncia più arcaica del sardo, quella col maggior numero di vocalismi, è quella di Dorgali, Urzulei e Baunei. Ma queste parole prelatine le troviamo, come dicevo prima, in Barbagia, quindi le troviamo a Fonni, le troviamo a Lollai, le troviamo ad Arzana e anche in altri paesi, fino ad arrivare a Tertenia, che è la parte più meridionale della Barbagia. Si tratta di parole che sono frammiste al sardo neolatino, quindi non sono facilmente intellegibili, per esempio, da un albanese, però sicuramente nell'intercalare del sardo si utilizzano parole che non sono parole sconosciute agli albanesi, mentre in cui si dice papaskuas per dire qualcuno che arriva da dietro, oppure droboloso o drobbaloso per dire gli intestini crassi degli animali, parpaine per dire propaggine delle vitti, oppure cucuru al posto di coccoro, diciamo conca al posto di cocca, che dicono in Albania, crannu, iscrannucare, e queste sono tutte parole che hanno un'origine illirica, quindi un albanese attento sicuramente immediatamente gli si accende una spia. Che cosa vuol dire? Che sono parole che noi abbiamo in comune con gli albanesi, perché i progenitori sono comuni, però logicamente con 3.000 anni di mezzo, che determinano anche più di 3.000 anni, che determinano quindi un'evoluzione linguistica molto forte da parte delle popolazioni successive che ci sono state, che hanno determinato poi la civiltà in Albania, per esempio i turchi, oppure da noi i latini, che hanno determinato la lingua neolatina sarda. Ma se noi riteniamo che in questi territori ancora oggi si usano 20-25% di parole prelatine, all'interno di questo 20-25% di parole, l'80% di queste parole sono di origine illirica. E quindi dal punto di vista storico, siccome l'albanese è la lingua più conservatrice, è quella che si conserva di più in termini quasi di fossile linguistico, si può dire che effettivamente i progenitori degli albanesi sono in comune con i progenitori del sardo. Allora, cosa ho in mano? In mano ho quello che hai citato prima, ovvero un dizionario Leotti, l'albanese parlato, scocciato per non rovinarlo più di quello, perché presumo sia datato, ma sfogliandolo ho notato tante parole sottolineate. Come ci sei rimasto? Cosa hai pensato? La prima cosa che hai pensato nel momento in cui hai letto una parola albanese che rispecchiava, tra virgolette, qualche parola di uso quotidiano nella tua città? Ma soprattutto, che percentuale di parole hai trovato simili tra questo dizionario e le parole che usate voi qua? Sorpresa, però alla fine è un po' la nemesi dei piccoli popoli europei, perché noi siamo un piccolo popolo europeo come gli albanesi, cioè non fanno parte di quella schiera di popoli che determinano la storia in Europa, i popoli vincitori, le grandi nazioni, per cui la loro storia spesso è negletta. E questo è qualcosa che si sente anche molto in Albania e anche qua in Sardegna. Quando qua sono state trovate le statue di Montibramma negli anni 70, le hanno raccolte e parcheggiate in un magazzino, perché era impensabile per la cultura ufficiale che qua si fosse sviluppata una statuaria prima di quella greca. Quindi noi paghiamo un po' lo scotto proprio per essere popoli piccoli, minoritari e spesso sconfitti, come i sardi, che tutte le volte che siamo scontrati con le grosse potenze europee ci hanno rotto le ossa. L'ultima domanda mia, per salutare gli amici albanesi e non, quando hai sfogliato questo dizionario, ti ricordi per caso qualche saluto particolare in albanese? Mirupashim. Falaminderit, eccetera, sì. Perché appunto certo. non sei mai stato in Albania. Non sono mai. Quindi stato questa passione, magari uno dice è stato in Albania, invece non lo sei mai stato. Non sono mai stato in Albania, tra l'altro
ripeto, mi piacerebbe anche andarci, però non ci sono mai stato. Però, ripeto, le comunanze di questa antica lingua ci spinge a dire che effettivamente noi abbiamo in comune l'antichità con questo popolo. Io le parole che sono riuscito a raccogliere non è che sono poche, è che sono, insomma, sono una lingua. Io ho anche ricostruito, raccogliendo tutte queste parole, anche la struttura linguistica, ho scritto anche le preghiere principali in questa lingua che sono riuscito a ricostruire raccogliendo tutte queste parole. Effettivamente anche io sono un po' sorpreso dal lavoro finale, perché mi rendo conto che leggendo queste frasi questa non è più una lingua neolatina, è una lingua illirica a tutti gli effetti, tant'è vero che alcuni parlano di lingua albanese divisa nelle lingue, insomma, moderne conosciute legate all'albanese, che sono il ghego, il tosco, l'arvanitta e l'arbresce, però c'è anche in mezzo al mare una cosa molto simile, più antica, che è Sarvarishu, che è quindi la lingua, una lingua illirica che di fatto è una versione un po' più antica dell'albanese. Il termine Alvareshu, magari è la prima volta che soprattutto gli albanesi sentono il termine Alvareshu, da cosa deriva? Da Arvare, la parola che veniva utilizzata in Barbagia anticamente per definire la Barbagia, Arvare, però ha a che fare con terra, questa parola ha a che fare con terra, tant'è vero che la punta dell'arattro qua, dell'arattro di legno, si chiamava Arvada, proprio perché aveva a che fare con la terra, tant'è vero che in albanese l'antico nome dell'Albania è Arbaria. Prima di salutarci, una domanda, spero che la curiosità dei nostri, chiamiamoli telespettatori o coloro che seguiranno questa intervista, sia aumentata per quanto riguarda questa tematica. Chi volesse documentarsi o informarsi di più, dove può trovare il testo che è scritto? Il testo è stato pubblicato come ebook dalla casa editrice Logo Sardigna di Sassari e si chiama proprio Arvareshu. L'autore è Salvatore Bovore Mele, perché in sardo io mi chiamo Bovore, ed è la stessa casa editrice che ha pubblicato la grammatica del sardo ufficiale. Questo è il sardo appunto che noi utilizziamo come burocrati, la lingua sarda comune, che è quella che si sta affermando, quindi anche questo non è casuale, proprio a puntualizzare quelle che sono le radici del sardo moderno, che insomma è certamente una lingua neolatina, ma comunque sicuramente se questa cosa andrà consolidando, per noi è motivo di orgoglio avere qualcosa in comune con la gloriosa e, se mi consentite, onorata Albania. Grazie mille Salvatore, in bocca al lupo per questi studi e spero appunto di vederci presto. Grazie e saluto a tutti. È stato tosto. Nel 2010 mi sono giocato le ferie io. Chiuso in casa. Basta.